Oggi con i miei due alter ego abbiamo deciso di fare una sfida e vedere chi è più veloce nel cambiare il disco alla propria smerigliatrice. Siete pronti? Sono nato pronto. 3, 2, 1, via! Se sei un professionista esigente, questa smerigliatrice a batteria non può mancare nel tuo corredo. Si tratta del top di gamma di casa Bosch. Come avrai capito, questa smerigliatrice è qualcosa di eccezionale e, come hai visto nell'introduzione, è dotata di attacco X-Lock e di tecnologia B-Turbo. Partiamo da quest'ultima caratteristica. La tecnologia B-Turbo si basa su un motore di nuova concezione più potente che mai se abbinato alle batterie ProCore. Come puoi vedere, questo è il motore B-Turbo rispetto a un motore tradizionale, sempre a batteria. Vedete che la dimensione è notevole. È un motore brushless, quindi senza spazzole, e quindi con minor attrito rispetto ai motori tradizionali, ed ha magneti permanenti al neodimio, che sono 10 volte più potenti dei magneti in ferrite. Questo motore, abbinato alle sue batterie ProCore, raggiunge una potenza equivalente ai motori da 1800 watt a filo. E le batterie ProCore, rispetto a quelle tradizionali, erogano una potenza maggiore. L'abbinata quindi di questo motore con questa batteria è vincente e le prestazioni lo dimostrano. Basta infatti sostituire questa batteria con una tradizionale per apprezzarne la differenza. Ma veniamo ora al sistema X-Lock. Incredibile. Si tratta di un sistema secondo me rivoluzionario che ci fa dire addio alle chiavi che non troviamo mai per smontare il dado di serraggio o agli scalpelli, alla martellata degli scalpelli che diamo, che danneggiano spesso la coppia conica. Lo sgancio è molto veloce e altrettanto rapido l'attacco. Per sicurezza conviene sempre togliere la batteria quando rimontiamo l'utensile, per evitare che inavvertitamente dovessi toccare il pulsante di accensione e io rischio davvero tanto per le mie mani. Un altro grosso vantaggio, oltre alla velocità e alla sicurezza di sgancio dell'attacco X-Lock, è che se io vado ad esempio a montare un disco da taglio, posso arrivare a tagliare fino a fine disco, senza rischiare che il dado di serraggio possa andare a rigare il mio materiale. Inoltre il sistema X-Lock è veramente interessante e ha tantissimi accessori. Ci sono dischi da taglio per pietre dure, per multimateriali, dischi da taglio per metalli diamantati, platorelli per levigare il legno, platorelli per levigare il metallo, spazzole, foretti diamantati. E la cosa interessante è che tutti questi accessori li puoi montare sulle smerigliatrici tradizionali. Mi farebbe da dire all'antica, visto questo sistema innovativo. Ah, giusto tu! Prova a montare questo. Visto? Infine una cosa molto interessante sui dischi da taglio è che non posso sbagliarmi a montarli al rovescio, non si inseriscono. L'attacco prevede un unico senso di inserimento. Questo è molto molto importante, soprattutto con i dischi diamantati, perché sappiamo che hanno un senso di rotazione. Se sbaglio il senso di rotazione, danneggio il disco irreparabilmente. Ma veniamo ora a questa smerigliatrice. Si tratta del top di gamma di casa Bosch delle smerigliatrici a batteria. È dotata di 3 preimpostazioni di velocità di rotazione, ma posso collegare via Bluetooth questa smerigliatrice al mio smartphone, e con l'app Bosch io posso impostarne fino a 6 differenti velocità di rotazione. E la cosa bellissima è che io, per tutte le velocità che vado a impostare, poi selezionabili tramite questo pulsante, posso decidere il numero di giri, scegliendo tra un minimo di 3.004 giri al minuto a 9.008 giri al minuto. Questo secondo me è molto molto importante se devo ad esempio levigare l'acciaio, per cui è necessario avere un basso numero di giri per evitare di surriscaldarlo. Pesa 2,3 kg senza batteria, e poi in base alle batterie con questa
ad esempio da 8 ampere ora arriva a pesare 3 kg complessivamente. Vi sono comunque modelli più leggeri di questo, sempre a batteria, della serie Bosch, e anche a filo, sempre con attacco X-Lock, che secondo me è rivoluzionario. È dotata di diversi sistemi di sicurezza, quali ad esempio il kickback control, per cui se dovesse bloccarsi improvvisamente il disco, il motore si blocca e poi bisogna disarmarlo per farlo ripartire, oppure se dovesse cascargli la macchina per terra, accesa. Questo per evitare che proprio rimanendo accesa possa muoversi, colpirvi e ferirvi. Ma torniamo alle batterie della serie Procore. Qui ne abbiamo aperta una per vedere come sono fatte dentro. E la cosa che abbiamo constatato è che hanno tutti i collegamenti in rame saldati al laser, non come la maggior parte dei competitor che ce li hanno in acciaio galvanizzato e punzonati. Questo garantisce un passaggio migliore della corrente con minor resistenza e di dissipare molto meglio il calore. Anche le celle interne sono le 21.007 contro le 18.650 tradizionali. Tutto questo con una struttura tale per cui il calore viene dissipato tantissimo all'esterno. Perché è importante dissipare bene il calore? Perché tutte le batterie scaldano tantissimo. E il problema è che se il calore rimane all'interno della batteria, danneggia le celle. Se invece il calore viene dissipato e quindi ve ne accorgete perché la batteria diventa calda al tatto, quindi toccandola è calda, vuol dire che sta dissipando molto, perché il calore dell'interno, che c'è in tutte le batterie, viene buttato all'esterno. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che la temperatura interna è più bassa e la temperatura inferiore ci garantisce un'erogazione di potenza massima costante. Questo perché nel momento in cui si scaldano troppo le batterie, i motori che sono elettronici e controllano la temperatura vanno in protezione. Quindi per evitare di danneggiare la batteria, succhiano meno energia e quindi hanno meno potenza. Viceversa, se la batteria rimane più fredda internamente perché dissipa più calore all'esterno, io posso usufruire della massima potenza costantemente senza avere cali di potenza. Quindi avere i contatti in rame è fondamentale per dissipare al meglio. Se voi provate in inverno a prendere un tubo di rame e un tubo di plastica che tenete alla stessa temperatura, il rame lo sentirete più freddo rispetto alla plastica. Questo perché il rame conduce, quindi assorbe il vostro calore e lo dissipa nell'ambiente e voi avete la percezione del freddo. La plastica, di contro, mantiene isolato il calore, per cui sentirete lo stesso caldo della vostra mano perché non viene dissipato. Nel caso delle batterie, quindi, è importante dissipare, perché tutte le batterie scaldano internamente e quanto più scaldano, quanto meno vita hanno. Quindi un altro grosso vantaggio è che dissipando tanto non solo ho una potenza costante maggiore, anche se monto questa batteria su una macchina tradizionale non biturbo, ma in più anche la vita intera di questa batteria viene prolungata, proprio perché si danneggia di meno dal calore. Ma torniamo a questa smerigliatrice. Con questa batteria da 8 ampere ora abbiamo lavorato in continuo una scala in acciaio per levigarla interamente ed è durata 30 minuti. Veniamo ora a questo caricabatterie. Questo caricabatterie carica le batterie Procore, ma non solo, può caricare anche le batterie tradizionali. Ha un pulsante Power Boost che aumenta la potenza di caricamento per caricarle più velocemente. Il Power Boost funziona solo fino al 50% di carica della batteria, dopodiché la carica torna in modalità tradizionale. Questo perché, per il discorso di prima, se io carico troppo velocemente le batterie si surriscaldano troppo, per cui accorcio la loro vita media. Se invece le carico più lentamente, durano di più nel tempo. Tornando a questa batteria da 8 ampere ora, con il Power Boost io posso caricarla al 50% in 15 minuti e in 26 minuti arrivo all'80%. Per arrivare poi al 100% ci mette 51 minuti. Ma la cosa bella è che io in qualsiasi momento posso estrarla e utilizzarla immediatamente. Non devo aspettare che si raffreddi. Proprio perché, per come è strutturata la batteria, che dicevo che si raffredda velocemente, anche il caricabatteria ha delle ventole per raffreddare sia l'elettronica interna che la batteria stessa. È possibile anche montare batterie da 12 ampere ora, sono incredibili, e per caricare quelle in modalità Power Boost ci impiego 22 minuti per caricarla al 50%, 36 minuti fino all'80%, poi e 55 minuti per averla carica completamente. Cosa interessante è che Bosch ha creato quest'app per smartphone che dialoga con alcuni utensili come questo via Bluetooth, ma anche con il caricabatterie, per cui io questi valori di impostazione per la carica veloce fino al 50% e così via posso variarli tramite l'app e impostarli a mio piacimento. Ovviamente questi sono valori standard che, se vengono rispettati, garantiscono la massima durata delle batterie, ma posso cambiarli. Un'altra cosa utilissima che Bosch ha creato per queste batterie è l'adattatore USB, che mi consente di avere due porte USB. Questo mi permette di collegare il cellulare in qualsiasi momento. Sono in cantiere, sono in giro, il cellulare scarico, posso collegare fino a due cellulari o altri dispositivi per poterli ricaricare. Quindi ho un power bank di una potenza incredibile. Potrei addirittura collegare il portatile. Non da ultimo, le valigette della Bosch sono fatte molto bene perché hanno due maniglie per poterla trasportare in orizzontale o in verticale,
e poi sono studiate per essere facilmente impilabili e vi consentono di trasportarle più di una, agganciarle al loro carrellino, piuttosto che hanno anche l'aspirapolvere con l'attacco sopra, per cui attacco e con l'aspirapolvere posso portare in giro tutti gli utensili. Penso di averti detto tutto. Spero questa recensione possa esserti di aiuto per valutare se questo straordinario utensile possa fare al caso tuo.